stop all'uso dei pesticidi, un appello che il WWF Chieti Pescara rilancia rivolgendosi direttamente ai sindaci del territorio, segnatamente a quelli delle città più grandi, dove le disinfestazioni estive sono frequenti. È necessario e urgente abbandonare la strada sino ad oggi seguita, che prevede l'utilizzo di prodotti chimici altamente tossici e nocivi per la gestione degli insetti problematici. L'utilizzo di insetticidi in atmosfera riduce peraltro il numero degli insetti adulti solo per un breve periodo. Anche per questo Fulco Pratese invita tutti a firmare la petizione dell'iniziativa dei cittadini europei ICE, tesa a ottenere regole più severe nell'uso dei pesticidi per salvare gli insetti impollinatori non solo nelle campagne ma anche nelle nostre città. Il presidente del WWF Chieti Pescara, Nicoletta Di Francesco. No ai pesticidi, affinché si smetta appunto l'utilizzo dei pesticidi, che sono inutili, soprattutto dannosi alla salute. Certo, sono messaggi importanti, perché l'uso dei disinfestanti contro le zanzare in realtà sono poco efficienti, in quanto si ammazzano le zanzare adulte, ma il ciclo della zanzara è abbastanza particolare, in quanto si serve soprattutto le raccolte di acqua. E quindi lì le larve proliferano e quindi il ciclo riprende di nuovo. Quindi diciamo così, in estrema sintesi, la proliferazione delle zanzare può essere evitata attraverso la prevenzione, ma in che modo si sostanzierebbe? E in realtà sono le amministrazioni comunali che dovrebbero fare un'opera di informazione proprio per i cittadini stessi potrebbero intervenire evitando la riproduzione delle stesse zanzare. E queste sono regole basilari, soprattutto evitare i ristagni d'acqua, evitare che ci siano piante che continuamente vengono innaffiate, ma soprattutto si cerca anche di evitare attraverso l'uso di reti antizanzare. Questa è la strada da seguire, evitare i pesticidi o i biocidi, come si dice, che in realtà sono comunque pesticidi che influenzano, che hanno effetto anche su insetti importanti per noi che sono in declino, come le api e altri insetti impollinatori. Molto possono fare, concludiamo, le amministrazioni comunali, parecchio però può fare il senso civico di ogni individuo. Sì, questo è assolutamente vero e questo è l'obiettivo anche del WWF Italia. Anche il cittadino può fare la sua attività, insomma, contro questi insetti fastidiosi, anche semplicemente utilizzando quegli oli essenziali che sono in realtà nei nostri gerani, nel basilico, addirittura si usano anche per prevenire, come l'eucalipto oppure la citronella. In realtà sono delle piante che possiamo mettere nei nostri balconi.